Oggi con noi ci sono le nostre unicornine della TAI, Corinne, Stella e Fantasia. Esatto, se non le conoscete, lei è Corinne, ossia il peluscino preferito di Lara, si vede perché è molto vissuta, vero Corinnina? E poi abbiamo la piccolina, la nostra salsiccetta, che è Stella, che è la stessa versione in versione Tsum Tsum, ossia salsiccia. E poi c'è questa piccolina che è invece in Fantasia, versione portachiavi, ed è piccolina. Bene, oggi noi siamo state in un negozio di giocattoli, guarda un po', a fare degli acquisti, delle cose, a girare più e che altro. E non potete capire che cosa abbiamo comprato. E di fronte c'era di tutto della TAI, c'era addirittura Corinne in versione mega gigantissima, grandissima. Ma era gigantesca. È vero. Ma arrivati alla cassa abbiamo visto una cosa, cioè Lara ha visto una cosa e mamma aveva pagato io, esatto. Mamma aspetta, c'era un pannello, un espositore gigante della TAI con questi bustine, cioè sono i mini bus, ossia gli occhioni, diciamo, collezionabili hand painted, cioè dipinti a mano, quindi non sono di peluche. E vi dico una cosa ragazzi, che cosa? Ce n'era uno aperto che era il lupetto, perché se ce n'era dietro. Esatto. Aspetta, non spoilerare. Allora, c'era un lupetto che era aperto e l'ho toccato ed era di È divenuto. Vero, ha ragione Lara, c'era un personaggio che invece aveva la scatolina già aperta per far vedere chi c'era dentro ed era un lupetto siberiano. Quindi si poteva o comprare quello già con la finestra aperta e si vedeva qual era, oppure uno di questi. Ta-da! Questa è la lista. Tu sai cosa ho detto? Se c'è Corinne aperta, io esatto. Urlo. Esatto, quindi abbiamo sperato, noi adesso stiamo sperando vivamente di trovare Corinne. Esatto. Eccoli bene da vicino, abbiamo la scimmietta, un paio di gufetti, uno un marrone e uno rosa, un cagnolino, un leoncino, un gattino, una gattina, una panda, un gufetto, un cagnetto, un questo che era l'aperto. Una giraffina, il nastro, il corno, il capolino e il pinguino, un capolino. Allora, ne abbiamo cercato perché sono blindati, cioè hanno messo lo scotch qui e anche qui, in modo che nessuno potesse guardare dentro, se no noi avremmo sbirciato sicuramente, avremmo toccato la bustina, eccetera. Abbiamo quindi, l'unica cosa che potevamo fare era muoverli. Quindi da questo rumore e da questo rumore noi abbiamo detto che avremmo scelto questi. Vai, taglia lo scotch, andate con me così. Che cosa tu, Lara vorrebbe trovare? Corinne. Lei, Corinne. Ovvero Fantasia si chiama. Speriamo, perché Corinne è tanto tanto carina. Ce la facciamo? No, hanno dato uno scotch inapribile. Sì. Ah! Scotch magico al mondo che non si che okay. Non fa aprire le cose. A me vediamo cosa piace. Ok, Corinne mi piace. Anche la giraffina mi piace. La fuchina mi piace. Il cagnolino. Questo mi piace. E lupetto. Mi piace tutto. E Kiki. Vabbè, sono tutti belli. Bustina verde. Aspettate un attimo, vediamo cosa c'è dentro. Ah, c'è questa cosa. Ah, c'è anche un mystery. Quindi non è detto che siano solo questi. Vediamo un po' il librettino. Allora, Waddles, il pinguino. Slash, il cagnetto. Duke. Icy, la fochina. Sammy, il gufetto. Kiki. Mistero, quindi ci deve essere sicuramente qualcosa che non abbiamo visto. Fantasia, Bamboo. Leona. Safari. La scimmietta e il gufetto Pinky. Collezionali tutti e 12. Vai, ciao. Dai. Speriamo che sia Corinne. Non tagliare il pupazzetto. Esatto. No, è marrone. Chi è il cane, secondo me. Come sei carino. Dai, guardate. Allora, qua c'è il biettino. Sono piacevolissimi. Allora, sono in parte è vellutato. Allora, sono di plastica. Una parte è vellutata, questa parte bianca c'ha il velluto, invece quest'altra parte no, è di plastica liscia. E poi hanno il cuoricino della TAI sull'orecchio e hanno l'inconfondibile occhietto glitterato come quello dei peluche della TAI. Sì, carini, è più bello del disegno. Corinne, sei impaziente di aprire? Un attimo, vai, facciamo prima, vediamo questo. Allora, devo dire che rispetto alla scatolina è più bello. Come misura, eccolo, sarà 5 cm ed è appunto un collezionabile, è bellissimo.
Carino, carino, carino. Ah, vedi qua che sono costati 4,90 euro o 4,99 euro? No, 5 euro. 4,99 euro. Ciao Sammy, adesso ti poggio qui, vai da Stellina. Sei impaziente. Basta, no, d'ora che non è detto che si trovi l'unicorno, quindi quello che trovi va bene, Sì. Sì, lo so che tanto ti va bene tutto. Allora, togliamo il sigillo. Mamma mia, ok. E niente. Bruciamo tutte le dita. Bustina sempre verde. Bigliettino sempre bigliettino. Io sento un cornetto, potrebbe anch'io essere fantasia. Dai. Potrebbe essere una giraffina. Se lo sai, se è fantasia, urlo. Urla. È fantasia! Sperava Corin. E anche Corin, abbiamo trovato la piccola Corin. Oh. Non ha il velluto. Non ha il velluto, è tutta di plastica. Che carina! Che piccolina. Cori, l'hai fatta cadere, la rompiamo. Sei contenta? Sì. Ecco. Allora, eccola qui. Stella, sei contenta? Sì. Salsiccia. Fantasia, sei contenta? Sì. Lara, sei contenta? Sì. Mamma, sei contenta? Sì. Duke, sei contento? Sì. Lele, sei contento? Di cosa? Di cosa? Devi dire sì. Sì. Sì, anche Lele è contento, dall'altra stanza. Allora, eccola qui. È sempre quella stessa misura, forse un pochino più grande, appena appena, ed è bellissima, ha gli occhiettini glitterini, glitterosi, dorati, la faccina che ride, il suo meraviglioso è la più pucciosina di tutti, è vero, sì, sono felice, è veramente veramente carina, e ha il cuoricino della Tai, il suo tag della Tai attaccato all'orecchietto. Vediamo dietro com'è fatta, c'ha la codina, è veramente veramente carinissima. E quindi la nostra famiglia di unicorni cresce, però devo dire che ci sono anche altri unicorni di altri colori della Tai che sono bellissimi, vero? Esatto. C'è quello tutto rosa, c'è quello arcobaleno, ce ne sono tanti, insomma. E io ne ho visto uno bianco con il corpo arcobaleno. Oh, mi sa che Corin si è innamorata. Corin, sì. Ti piace un unicorno bianco col corpo? Sì. Vabbè, magari in futuro vedremo, insomma. Per adesso sei contenta di questo nuovo? Sì. Ti piace? Anche Stella vedo che è contenta. Dovete sapere che i nostri peluche della Tai unicorni fanno le puzzette arcobaleno. E tu? Le fai le puzzette arcobaleno? Sì, però non, poverino Sammy, non l'abbiamo guardato, l'abbiamo lasciato lì in un angolino. Ma sei carino. Ecco. Sei bellissimo anche tu. Che sarà? Un San Bernardo? Non so la razza. O un San Bernardo? Un pastore australiano, non lo so, però è bellissimo anche lui. E poi c'ha il velluto lui. Bene, allora, era la prima volta che vedevo in negozio questi collezionabili blind, diciamo, di Tai. Approvati, carino, veramente un bel giochino. Il prezzo non è bassissimo, perché per essere una blind 5 euro non sono pochi. Comunque sia, è veramente carino. Vi devo dire una cosa, sapete io che cosa ho fatto al negozio? Mamma ha preso la... Io ho preso questa bustina e ho detto: mamma, ne prendiamo un'altra perché vuoi trovare subito Cori. E mamma ha beccato questa, vero? Esatto. Ecco, è andata bene. E io ho detto: prendo questa, che arancione è il mio colore preferito, sperando che dentro ci sia Cori. Perfetto, noi abbiamo trovato quello che volevamo, quindi ne abbiamo due. Non penso che ne prenderemo degli altri. Ci accontentiamo, esatto, così, anche perché non è che di tutto, tutto, tutto si possa fare la collezione. Esatto. Siamo contenti così, magari uno ogni tanto può capitare, però non cercheremo di farli tutti quanti. Se voi ne avete, o se, esatto, avete la collezione completa, o quali avete, scrivetecelo, diteci quali avete o quali vi piacerebbe avere, e raccontateci se avete anche voi un grande amore per questi peluscini meravigliosi. Io adoro un sacco, ci dormo alla notte tutta abbracciata. Esatto, adesso vi raccontiamo anche una cosa, perché Corin è stata, l'ho regalata io a Lara un giorno che aveva la febbre a 40, cucciolina, e stava sul divanetto, era tutta stanchina, che aveva la febbre alta. Io con una scusa sono andata a fare la spesa e l'ho riportato lei, ed è stata molto molto, ti ha aiutato a guarire prima, vero? Sì, era molto, sì, si sono proprio piaciute subito. E poi una volta è successa una cosa a Corin, non sapete, che Lara l'aveva portata in palestra e l'ha persa, non si sa che cosa è successo, ma nello spogliatoio della palestra Corin non c'era più, e Lara ha fatto un cartello
per ritrovarla, abbiamo proprio scritto scomparsa Cori, il peluscino, abbiamo scritto tutte le cose che erano successe. E poi era successo anche una mia amica di ginnastica evidentemente... che si era persa il gattino. Esatto, praticamente. E poi non l'ho portata più. Non l'hanno più trovato? Ah, l'ha trovato poi però. Poi dopo che l'ho ritrovata Corinne l'ho lasciata a casa e non me la sono più portata. Esatto, pensate che per fortuna Lara ha messo il cartello perché e poi ha chiesto a tutti, ognuno che entrava in palestra diceva l'avete vista con la foto e finalmente una bambina ha detto sì, io l'ho trovata per strada, quindi probabilmente o qualcuno l'ha buttata, non abbiamo mai capito com'è andata, però in pratica gliel'ha riportata perché dice l'ha trovata in un altro posto, quindi non poteva sapere che era di Lara. Mi hanno raccontato così che in praticamente stavano arrivando in palestra con la macchina, ha detto mamma ferma, là c'è un peluche abbandonato. Allora l'ha preso e l'ha messo sul muretto, poi l'hanno lavato che era tutto sporco, esatto, e hanno aspettato di trovare il padrone e ce l'hanno riportata e Lara è stata felicissima di ritrovare la sua Corinne, mm-hmm. Vero? E Corinne pure sì. È stata molto felice, è stata anche in lavatrice, hai avuto paura della lavatrice? Ma sai che sarebbe quasi il momento di rilavarti? No, non scappare. La lavatrice. E quando vi lavi? No, tu sei di plastica, va bene. Invece lei deve andare in lavatrice. Che fai? Ti arrabbi con lei perché non deve fare la lavatrice? Dai, Corinne. Bene, abbiamo chiacchierato, vi abbiamo fatto vedere due caprioli così. Vi abbiamo fatto vedere due bei giochini e abbiamo chiacchierato un po' e un bacio a tutti quanti, ci vediamo prestissimo. Ma che succede? Ma cosa? Che c'è? Cosa vuoi? Posso fare i saluti? Vuoi fare i saluti? Sì. Ah, ma sei appena arrivata, già vuoi fare i saluti? Certo! Li faccio io per te? Sì. Ah, va bene, è vero, hai ragione. Visto che ci fate tanti commenti sui saluti, hai ragione, cogliamo questo video per fare una valanga di saluti. E salutiamo Sofia, che ci ha scritto anche su Instagram, perché adesso ci arrivano le richieste di saluti anche su Instagram. Ricordate di seguirci, chiocciolina babuit, tutto attaccato. Sergio, Billa, Ginevra, Elisa, Cristina, Giada Di Matteo, che Giada Di Matteo ci ha dato una bellissima idea. Poi vedrete. Poi Ivona, non so come si dice, Giada, Sofia, Martina, Tanea, tra parentesi Sabrina, che dice Samantha, quindi non so, uno di questi tre nomi è quello giusto, Adriana, Gioia Cuneo, Rina, Rina vuole il saluto da Lara. Devi dire ciao. Ecco. Maddalena, Selene, Maria Vittoria, Barbie Altea, che le dice che le è venuto un colpo perché l'altra volta l'abbiamo salutata, quindi penso che era contenta. E noi quindi ti risalutiamo, Barbie Altea. Kitty Star Gamer, Giada, Elisa 2000MH, Deborah, Giusy e Dele Auri. Questi sono saluti generici che voi avete chiesto a noi, cioè a Barbara e a Lara. Per i saluti. Corinne, hai finito di svenire? Stai ferma, non cadere. Per i saluti delle LOL, nei prossimi video vi faremo salutare anche dalle nostre pazzerelle lollettine. E quindi basta definitivo, un bacio a tutti quanti, ciao a tutti. Ciao.